Good morning Interfans, è la nuova rubrica video editoriale di Internews.it a cura di Daniele Berardi, ma non è un buongiorno per i tifosi dell'Inter, non lo può essere. Dopo il pari per 2-2 a Monza, pari inevitabilmente condizionato da un torto arbitrale, il gol del 3-1, il potenziale 3-1 annullato ad Acerbi, che poi ha preceduto di pochi minuti il pari rocambolesco firmato Caldirola, ma con inevitabile deviazione di Dumfries. Dunque, ovviamente, noi tifosi dell'Inter ci chiediamo: ma dove sono i titoloni che hanno fatto seguito agli episodi arbitrali che hanno caratterizzato anche altre partite, come la sconfitta del Milan in casa contro lo Spezia l'anno scorso o il clamoroso gol annullato alla Juve contro la Salernitana? E qui, insomma, l'ennesimo episodio che inevitabilmente Inzaghi ha fatto bene a rimarcare nel post partita anche con veemenza. Certo, la sconfitta, il pareggio dell'Inter non è assolutamente da imputare soltanto a quell'episodio, ma è un episodio di quelli che in un momento cruciale come questo può condizionare anche un'intera stagione. L'Inter farebbe bene a farsi sentire, il club lo ha già fatto, probabile un lungo stop per l'arbitro Sacchi, ma certamente su questo episodio c'è da interrogarsi. L'Inter deve ripartire, si lecca le ferite, deve anche trovare una nuova mentalità. Ovviamente discorsi che saranno sviluppati in questi giorni. Certo è che questo torto arbitrale, questo evidente gol annullato in maniera irregolare, rischia di avere contraccolpi pesanti per l'Inter, che speriamo riesca a mettere da parte questi veleni già dalla partita di Coppa Italia contro il Parma. Fatto sta che i nerazzurri devono ripartire, ma devono anche cambiare registro da un punto di vista di mentalità, perché a prescindere dall'errore del fischietto Sacchi, che ha annullato giustamente quel gol ad Acerbi, c'è anche da ripartire, da ritrovare una nuova mentalità e da farlo, diciamo, a partire da quello che sarà sia la sfida di Coppa Italia, ma anche dai prossimi impegni in campionato, e soprattutto cercare di ritrovare compattezza. L'obiettivo non è compromesso, ma inevitabilmente in questa fase del campionato bisogna cambiare registro. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.